Nessuno di noi ha piacere a tagliare degli alberi per sostituirli, questo va ricordato, con almeno il doppio degli alberi che ci sono ora. Nessuno ne ha piacere, ma lo facciamo per un motivo di sicurezza che è chiaro a tutti. Questa è una delle strade con più incidenti in città e questi alberi sono alberi che hanno prodotto dei danni al manto stradale nel tempo, sono alberi che comunque sono in classe C, quindi non sono nella loro fase di crescita, sono nella fase di fine della loro vita e quindi abbiamo bisogno, per motivi di sicurezza legati sia all'asfalto e agli incidenti che alle condizioni stesse degli alberi, di sostituirli. Dopo le barricate dei cittadini, Palazzo Vecchio ha fatto chiarezza su motivazioni e obiettivi del taglio degli alberi di Viale Redi, che in seguito alle recenti proteste era stato rinviato. Un centinaio di persone la scorsa notte ha impedito l'abbattimento schierandosi a scudo dei pini. La questione però non è più rimandabile, ne va della sicurezza pubblica, ha spiegato l'assessore comunale all'ambiente Andrea Giorgio, sottolineando che saranno ripiantati molti più alberi di quelli attuali. Andarci a parlare oggi mi è stato utile, l'ho fatto anche in altre occasioni, per valutare quello che è davvero il sentimento. Io ho chiaro dei disagi che i cittadini stanno vivendo, perché le ordinanze che vietano il parcheggio da una settimana a questa parte hanno prodotto dei disagi a loro. Ho chiaro i disagi che viviamo tutti, perché questo rinvio ha avuto un costo per l'amministrazione e quindi per i cittadini. È un lavoro che dobbiamo portare in fondo, è un progetto fatto nel 2021, è un progetto che ha a che fare con la sicurezza, abbiamo bisogno di portarlo in fondo. L'idea è quella di piantare il doppio degli alberi e di fare un lavoro che insieme dia sicurezza al viale e sicurezza agli abitanti.